Buonasera, penso che possiamo cominciare. Siamo qui, io sono Amedeo Feniello, presenterò stasera il professor Giusto Traina, che è uno dei massimi esperti internazionali di storia antica, di storia romana, è conosciutissimo, insegna alla Sorbona, autore con la terza di diversi libri, uno bellissimo sulla Battaglia di Carre, pubblicato nel 2010. Stasera parleremo di questo suo libro. Che è appena uscito nelle librerie, un libro molto molto particolare che si chiama La storia speciale, perché non possiamo fare a meno degli antichi romani. Già, perché? È un libro che a me è piaciuto subito e molto a partire dall'indice dei nomi, perché ci sono anche io, compreso fra Federico Fellini e Elena Ferrante, che insomma dibattiamo sempre, è giusto chi dei due sia Elena Ferrante, ma non lo sappiamo ancora con certezza. E vorrei passare subito la parola a Giusto Traina, partendo proprio dall'inizio del libro, perché l'incipit che colpisce subito, quando lui dice questa storia, la storia romana, ti riguarda, de te fabula narratur. Perché questa storia ci riguarda, mi riguarda personalmente? Personalmente, cioè, ci possono essere tanti modi per tirarsi la coperta e spiegare perché bisogna studiare la storia romana. Quindi, al di là della risposta più semplice e più onesta, che sarebbe perché sì. Infatti, di fatto, la storia romana ci riguarda tutti perché c'è stato. La storia ce la raccontano così: c'è prima una piccola comunità, una civitas, resta, che resterà sempre una comunità ufficialmente, solo che a poco ha cominciato a fare tutta una serie di diciamo, accordi diplomatici, spesso per la maggior parte dei casi alla fine di conflitti sanguinosi, che hanno portato poco a poco alla creazione di un impero romano. Dopodiché, vabbè, tu sei medievista, nessuno è perfetto, e teoricamente per voi la storia romana finisce nel 476 d.C., no? Sì, Quando ci leviamo la toga e ci mettiamo i cappelloni con le corna, no? È è una questo. cosa di questo genere, solo che in realtà, diciamo, nel 476 c'era ancora un impero, soltanto che il centro dell'impero era ufficialmente Costantinopoli. Poi dopo, questo impero ha continuato ad avere una vita propria, ma una vita anche molto, molto varia. Beh, da voi naturalmente, diavoli bianchi, non so, presunti romani, ci sono stati tanti tentativi di imitazione, non so, tipo Carlo Magno, ecco, queste cose, insomma, che Non un po' tanto ben riusciti, non tanto sì, ben sono riusciti. rimaste nella memoria collettiva, comunque, e tutto sommato, insomma, qualcuno continua a credere che Carlo Magno sia il padre dell'Europa, e va bene, insomma, ognuno ha la sua mitologia. E d'altra parte, poi però abbiamo un impero romano che a Costantinopoli è durato, diciamo che nel 1453, quando cade Costantinopoli e diventerà poi Istanbul, diciamo che l'impero romano non aveva più la stessa connotazione di un tempo. Però poi dopo ci sono tanti altri spostamenti, poi dall'altra parte si crea questo Sacro Romano Impero che ufficialmente lo fa terminare Napoleone e l'avrebbero voluto far riprendere se non fosse stato per il congresso di Vienna. Quindi, cioè, alla fine il problema è questo: quando uno dice Roma è eterna, non lo dice per ragioni così patriottiche, lo dice perché effettivamente Roma riguarda tutti noi e non soltanto noi italiani o expat o europei o occidentali. No, riguarda proprio tutti quanti. Cioè, c'è un Panji Kent, che in Asia centrale, c'è un palazzo dell'8 secolo dove c'è una lupa di Roma.
uno dice chi ci sta a fare lì? Allora, naturalmente voi direte sì, in realtà questa è un'iconografia che rimanda ad altri miti iranici, perché tutto sommato la lupa c'entrava anche con Ciro il Grande, però dall'altra parte l'iconografia era quella che si trovava su delle monete romane, monete che continuavano a circolare, soprattutto se erano d'oro. E vabbè, qui comunque stiamo scadendo nella dentotica, per cui mi fermo e ti lascio la cosa più seria. No, la cosa che mi colpisce è che tu dici questa idea della romanità che poi è pervasiva, continua, la rivoluzione francese che si impossessa del mito della Repubblica, che so, David, o anche la nuova nazione americana che si impossessa di tutti i grandi simboli dell'impero romano, che poi in qualche misura ancora oggi poi trascendono in varia misura. Mi squilla un telefono, ma non gli diamo retta. E invece, per quanto riguarda la struttura del libro di cui volevo parlarti, giusto, come mai questa scelta di parlare, di partire da una serie di dal Latinorum, da tutta questa serie di frasi celebri della tradizione romana, Historia Magistra Vitae, eccetera, eccetera, Historia Magistra Vitae, oppure tanti altri, Vis Pacem Parabellum, come mai questa scelta narrativa? Come hai cercato di impostarlo in questo modo? Innanzitutto perché il latino è la lingua ufficiale di Roma e lo resta anche in un impero romano dove oggettivamente poi c'era una parte che capiva almeno il latino, un'altra parte che capiva il greco, poi c'era chi lo parlava chi più chi meno bene, e poi c'erano tante altre lingue che ora il tutto sommato tanto per fare un parallelo paradossale, se uno pensa bene, c'è una parte dell'Africa postcoloniale che chiamiamo France-Afrique, perché sono dei paesi che sono stati toccati dal colonialismo o francese o belga e che hanno la lingua sempre come lingua ufficiale il francese. Uno dice perché? Semplicemente perché sono degli stati che hanno tante di quelle etnie, tante di quelle lingue che non sarebbe stato possibile decidersi per una o per un'altra. Di qui l'uso del francese, l'uso anche di una moneta che è il franco, CFA, ma questa è tutta una polemica. Una polemica così. Il famoso franco africano. Rimanda abbastanza da vicino a quello che poteva essere la situazione dell'impero romano. Perché noi chiaramente quando leggiamo le fonti soprattutto della classe dirigente romana, che era bilingue, perché sapevano, padroneggiavano sia il latino che il greco, quindi erano capaci di esprimersi, di fare dei discorsi, di poter portare avanti dei negoziati diplomatici, e queste erano le lingue poi in contatto con cui riuscivano poi ad andare in contatto con gli altri popoli. Detto questo, però, il greco non è mai stato la lingua ufficiale. È stata, semmai, la lingua specialistica, ad esempio della letteratura scientifica. Per cui, in effetti, noi abbiamo determinati generi, sì, ogni tanto si poteva scrivere anche in latino, però il greco manteneva la funzione che tutto sommato potrebbe avere per alcuni paesi l'inglese, cioè quindi diciamo come lingua tecnica, come lingua della scienza, ma la lingua del diritto e soprattutto la lingua dei conquistatori era il latino. A partire dal 212, quando Caracalla decide di estendere la cittadinanza romana, i sudditi dell'impero, a partire da quel momento tutti si devono attenere al diritto romano, e il diritto romano è scritto in latino. Allora il problema poi qual è? Si innesta con un modo di considerare il mondo antico, che quelli che almeno hanno fatto le cosiddette, quelle che un tempo si chiamavano le scuole alte,
passava anche attraverso un uso del latino, tu dici il latinorum che ci ricorda tanto i Promessi Sposi, ma rimandando ancora indietro si potrebbe parlare anche di quelli che i giuristi chiamano i brocardi, quindi delle sentenze scritte in latino che un tempo rientravano in tutto un modo di portare avanti il diritto in gran parte dell'Europa medievale e che poi via via hanno finito per degenerare in citazioni citabili da utilizzare fino a qualche tempo fa per poter brillare in società. Allora, una volta era ricchissima questo patrimonio che veniva sfoggiato in tutte le occasioni con sfrondoni con topiche terribili anche nei discorsi parlamentari, ogni tanto ne viene, ancora oggi ne viene fuori qualcuno, no? Per non parlare dell'accento, della quantità, insomma, delle cose che insomma non... Però la cosa divertente è che dando a ogni capitolo un tema e facendo coincidere il tema con una frase storica o pseudostorica, ne è venuta fuori una ricerca che mi ha permesso anche di scoprire tante cose per conto mio. C'erano delle cose che... Tipo giusto? Date. Ma tu dici, sibi spacem parabellum, sì. Ad esempio. Quello in realtà sì, richiama un po' un passo di un manuale tardoantico militare che è quello di Vegezio, ma che era completamente stravolto. Quando tu dici Mare Nostrum, sembra quasi una cosa scontata, sembra quasi una cosa, ti dà quasi l'idea che i bambini romani a scuola imparassero questo, cioè. Diciamo, cioè non esisteva la lavagna, ma sulla tavoletta scrivevano, e poi se cominci a capire, non solo ti rendi conto che anzitutto nella maggior parte dei casi sarebbe nostrum mare e questo sarebbe niente, ma che soprattutto non significa mare nostro. Non significa il mare che ci appartiene, ma significa il mare che ci è vicino. E che un tempo non coincideva con tutto il Mediterraneo. Ma prendiamo un'altra cosa, bellum justum. Mm-hmm. Che significa? Guerra giusta. Ma neanche per idea. Cioè, il bellum justum è la guerra fatta secondo una serie di regole che passano attraverso riti religiosi, accordi, trattati, rottura di trattati, ma che non ha niente a che vedere con la guerra giusta fino probabilmente a Sant'Agostino. Perché Sant'Agostino ha cominciato ad applicare anche il concetto tipicamente ciceroniano, l'idea che assomiglia molto al nostro concetto, al concetto più moderno, ma già medievale, di guerra santa. Ma la cosa è un fatto ideologico, diventa una cosa molto più ideologica. Ma la cosa divertente è che un famoso studioso di diritto, scienza politica, insomma uno dei pilastri del pensiero moderno, per quanto diciamo anche un po' in odore di zolfo, che è Carl Schmitt, era assolutamente convinto che bisognasse giustificare il concetto di guerra giusta perché si trattava di qualcosa che avessero già inventato i romani. E di fatto è questo il problema. E questo che spiega anche come la storia romana in qualche modo ci riguarda, perché c'è ancora chi utilizza i romani per giustificare, magari anche per una giusta causa, delle cose che i romani non avevano assolutamente elaborato. Prendiamo gli Ius Soli. C'è chi dice ancora che gli Ius Soli c'erano nel diritto romano. No, c'era nel diritto medievale, che ha elaborato una serie di questioni, ma il concetto di ius soli i romani non l'avevano elaborato. Ed è anche evidente, perché il loro sistema della cittadinanza e dell'integrazione nell'ambito dell'impero aveva
naturalmente dei presupposti di tipo diverso che comunque non erano immutabili, perché poi si evolvevano, cambiavano e ci potevano essere delle evoluzioni e delle involuzioni a seconda dello sviluppo della storia politica. Sì, anche perché i tempi sono lunghissimi, cioè la storia di Roma dell'impero, insomma, noi misuriamo la storia della Repubblica in appena 70-80 anni, la storia dell'impero romano si articola su diversi secoli. Questo con dimensioni, articolazioni, momenti, fasi, decisioni, soluzioni che sono sempre diverse a seconda dell'epoca e del periodo. E questa è una ragione per cui io ho toccato poco il tardo antico. Ma non perché non ne sappia di tardo antico, insomma, anzi uno degli argomenti che mi interessa di più, ma semplicemente perché non ci sarebbe stato più spazio e non avrei potuto scrivere quello che un tempo si chiamava l'agile libretto. Se ci avessi messo anche il tardo antico sarebbe diventato un Bignami. Giusto, la mia domanda invece a questo punto è proprio questa: per te che cos'è il tardo antico? Perché questo è un problema che ci si pone un po' tutti quanti, ogni tanto quando ho la possibilità di incontrare amici antichisti, eccetera, ci sono alcuni che si presentano come tardo antichisti, dicono no, mi occupo di una fase che non è quella repubblicana e imperiale, ma mi occupo di un pezzo della storia differente. Per te che cos'è il tardo antico? No, per me sicuramente non è una carriera. È un tempo, come si dice, era di Israeli che diceva che cos'è l'Oriente? Beh, l'Oriente è una carriera diplomatica, cioè non esiste, semplicemente qualche cosa. E anche per noi, tutto sommato, così per dire, così il tardo antico è una carriera accademica. E dopo, in realtà, diciamo, se uno non conosce tutta la storia di Roma, non può studiare il tardo antico. Esattamente per la stessa ragione per cui occorre, l'antichista deve anche saperne di Medioevo e saperne anche di quello che si tende a chiamare Bisanzio, ma che in realtà è l'impero romano d'Oriente. E quindi di fatto l'idea di tardo antico anzitutto è difficile da distinguere, perché dal punto di vista amministrativo si può dire c'è un principato o un alto impero, che è un francesismo, che arriva più o meno fino all'età di Diocleziano e Costantino. Poi ci sono delle riforme strutturali molto importanti che danno vita a un tardo intero impero romano. Quindi dal punto di vista amministrativo questo è lo spartiacque, però non è che ci sia un mutamento colossale. I mutamenti più evidenti sono nell'ambito dell'amministrazione, perché vengono separate le carriere militari da quelle civili, e poi c'è una serie di altre situazioni storiche che è inutile stare a specificare qui. Poi dopo ci può essere un lungo tardo antico alla Peter Brown, che arriva dal secondo secolo fino all'ottavo secolo. Al 1980 praticamente. E in realtà è fatto, no, ma che in reazione a chi appunto vuole fare della storia occidentale una storia spezzata, come è stato il titolo di un famoso libro. Io credo che, insomma, anche qui non bisogna prendere una posizione netta. Perché è indubbio che nel V secolo d.C. ci sono stati dei grossi problemi, anche nel VI secolo, dove di fatto, ma diciamo, i nostri 50 ascoltatori se lo sono visto ripetere più volte, che sotto Giustiniano c'è stata forse la prima pandemia della storia. Poi dopodiché ci sono gli storici che confondono pandemia con epidemia, per cui dobbiamo mettere per forza la peste di Atene, che non era una pandemia. Che non era una peste. No, ma comunque, insomma, questo non è questo il vero problema. La questione è che il grosso problema dipende soprattutto da una tendenza storica che ha certamente rivoluzionato il nostro modo di fare storia, ma anche in qualche modo buttato via il bambino con l'acqua e il bagno.
sia io che te, tu sei un pochino più giovane, siamo cresciuti in un'epoca in cui si scopriva l'importanza della storia economica e sociale, si scoprivano i punti nascosti della società, le strutture. Perché le fonti letterarie spesso non ti raccontano qui la storia degli schiavi, la storia delle donne. Ecco, però, dopodiché, questa non è una buona ragione per dimenticare la morte di Cesare. Certamente no, perché se si comincia a studiare la storia événementielle, la storia degli avvenimenti, ma non è che si scade nella storia dell'histoire bataille, quella che è stata criticata fin dal Settecento, no, dall'Ottocento, chiedo scusa. E, no, in realtà questa storia è il punto di partenza. Se uno non conosce tutte le crisi e tutte le difficoltà, finisce per avere quest'idea un po' irenica di una Roma che sì, fa le guerre, ma tutto sommato resta una società solida, prospera. Ma era solida e prospera perché c'era un sistema che permetteva di superare le crisi militari, crisi economiche, carestie. Politiche, grandi crisi politiche. Pestilenze. Ma senza gli avvenimenti, senza soprattutto capire dove si svolgono questi avvenimenti, ma non si fa, non va da nessuna parte. Si può avere un'idea così vaga dei romani, ma chi sono i romani? E qual è soprattutto l'identità di Roma? E faccio un brevissimo esempio. Noi ci troviamo nella Roma Augustea e si chiede a un cittadino romano, ma di quelli, diciamo, quelli rispettabili, quelli presentabili, non necessariamente un senatore, ma comunque qualcuno che ha una forte identità romana, diciamo, salve, siamo io e Feniello, veniamo dal futuro, e siccome noi siamo degli storici alla moda, ci piacciono i lieux de mémoire, vorremmo sapere qual è il luogo di memoria più importante di Roma. Quello ci guarda come dei deficienti, dice, è chiaro, il Campidoglio, ecco, perché dove c'era il culto di Giove, Giunone e Minerva, bisognava sacrificare, c'erano delle copie del Capitolium, insomma, delle imitazioni nelle varie colonie romane, colonie nel senso di insediamenti, insomma, urbani. E poi più avanti, quando si cominciano a perseguitare i cristiani, si perseguitano perché i persiani, non perché siano cristiani, ma perché si rifiutano di sacrificare. Bravo, esatto. Agli dei civici. Ora però noi abbiamo un contemporaneo di questo signore che si trovava in quel momento a Roma, si chiamava Strabone, è un greco, però con ascendenze anche irani, che veniva dal Ponto, quindi dall'Asia Minore, e Strabone fa una descrizione di Roma nella sua geografia, dove sì, parla delle mura, dopodiché sì, si dilunga in modo particolare su che cosa? Sul Campo Marzio, che era naturalmente una creazione a partire da Agrippa con l'età augustea, che aveva, insomma, trasformato Roma in qualcosa di più familiare per un greco. Cioè, Roma era una città caotica, quindi non c'era uno schema urbanistico, già questo ai greci non piaceva. Non piaceva. Però il Campo Marzio assomigliava a quanto di più possibile a quello che un greco avrebbe chiamato agora. E poi, dopodiché, molto molto rapidamente Strabone dice sì, vabbè, poi c'è il foro dove un tempo facevano politica, come per dire adesso è finita, e poi sì, c'era anche il Campidoglio, come per dire, tanto per dire che non me lo sono dimenticato. E quindi vedete che sono punti di vista diversi. Allora, se questo era il punto di vista di un greco che aveva anche sicuramente la cittadinanza romana, figuriamoci sempre nella stessa città di Roma che cosa doveva pensare uno schiavo siriaco o un cavaliere germanico che si occupava della scorta dell'imperatore,
o un mercante berbero di bestie feroci che venivano poi utilizzate nei giochi, ad esempio nelle Venaciones, e così via. Cioè è una realtà veramente molto complessa e quindi non possiamo limitarci a studiare la struttura o anche l'identificazione di non so, anche di un'antropologia dei romani. Ci resterà quello che i romani volevano si sapesse dei romani, ma non di tutto il resto. E quindi è questo il grande punto, punto debole del modo di fare storia adesso. Con una sorta di situazione schizofrenica a scuola, dopo la storia romana si fa solo alle scuole alte, si fa anche agli istituti tecnici, grazie a Dio, e però poi ogni tanto arrivano i pedagogisti e dicono ma guardate che dovete fare storia globale, il che è giustissimo e sacrosanto, però tu che sei in università glielo spieghi ai tuoi colleghi che a partire da questo momento non si studiano più i pagi, le prefetture, ma si studia la storia romana nella sua situazione globale, e dirà giustamente ma no, io sono una persona seria, lavoro sulle fonti che so leggere, ci sono tante fonti che io non riesco a leggere e non conosco abbastanza colleghi o linguisti o orientalisti che possano aiutarmi. Sì, questo è un problema notevole che si sta ponendo adesso. Oddio, il sistema universitario scolastico italiano è ancora troppo è totalmente impreparato alla sfida, diciamo, chiamiamola così, della globalità, chiamiamola in questa maniera un po' generica. Però si pone il problema reale che diceva una professoressa francese, ricordo, non so dove l'ho letto questa cosa, dice, ma perché io poi non devo studiare, devo dare più importanza a Abu Mussa rispetto al re del Mali piuttosto che a Luigi Nono il Santo, no? È il grande, perché è chiaro che una prospettiva globale, gli spazi si riducono sempre di più e la centralità che noi abbiamo sempre dato al Mediterraneo, all'Europa, si perde. Bertolt Brecht diceva la stessa cosa, però in termini più occidentali, come per dire, cioè perché dobbiamo studiare che hanno costruito i faraoni? È molto esatto, sì, la famosa cosa. Ha costruito la piramide. Esatto, sì, è la vecchia storia. Devo dire quella cosa, Bertolt Brecht ha avuto un successo poi per certi versi, perché è stata, lo trovi praticamente nell'apertura di moltissimi libri di storia dell'economia, storia del lavoro degli anni 70 del Novecento, anni 80 del Novecento, c'era questa poesia di Bertolt Brecht che era diventata quasi stucchevole perché era dappertutto, no? Adesso il paradigma della mondialità potrebbe essere un grande problema. Però mi viene una domanda che poi si collega anche a quello che hai detto tu prima. Quindi come veniva vista? Ci sono fonti che parlano di questa, di Roma, esterne a Roma? Sì, pensiamo semplicemente, anzitutto, c'è l'immagine che è stata utilizzata. Scusami, giusto, al di là della contrapposizione greco-latina, che poi... Insomma, da qualche parte nella presentazione del libro si è parlato del famoso passo del Talmud, che descrive naturalmente una Roma di fantasia. Bellissimo. Però che ti dà l'idea di questa città che ha 365 strade, e nelle strade ci sono 365 palazzi e così via, eccetera. Questo è un aspetto simbolico, ma può dare un'idea di come ragionavano questi sacerdoti del giudaismo, che non amavano molto Roma, visto che, cioè, fra le altre cose, i romani gli avevano distrutto il tempio, più avanti poi avevano trasformato Gerusalemme in una colonia romana dove gli ebrei non potevano più andare. Certamente, insomma, non c'erano rimasti bene, ma ci sono delle fonti che sono magari più difficili da utilizzare perché hanno un punto di vista differente. La questione è interessante perché, tornando agli antropologi, questi a un certo punto, negli anni 50, è stata creata un'espressione, insomma, che solo per gli addetti ai lavori, il termine emico, da contrapporre a quello al termine etico.
in poche parole bisogna dire, cioè, si dice non bisogna studiare le civiltà degli antichi dal punto di vista nostro, esterno, bisogna entrare e cercare di ragionare come loro. Il che va già benissimo, ma la questione è nel momento in cui questa società interagisce con altre civiltà, allora il problema si fa più complicato, perché ci sono alcuni popoli che scrivevano e che quindi avevano una loro storiografia o magari una tradizione epica orale che è stata poi codificata in forma scritta più tardi. Il caso di tante nazioni cristiane del Caucaso, come la Georgia, l'Armenia, anche l'Albania caucasica, e il caso anche dei copti in Egitto, insomma, cioè, sono, diciamo, degli effetti collaterali di quello che si chiama la democratizzazione della cultura, come diceva un grande storico, Santo Mazzarino. Ma al tempo stesso abbiamo poi dei popoli di cui si sa poco e niente, magari le fonti sono solo numismatiche o archeologiche e non ci aiutano, certo, a spiegare che cosa succedesse, per cui alla fine io faccio un esempio. Io prima di entrare all'università avevo lavorato con una società privata che faceva ricerche per conto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e bisognava fare dei cataloghi di terremoti, il che andava benissimo perché lo storico moderno andava in archivio, trovava i documenti e poi potevano venire utilizzati. Il problema più difficile erano le fonti antiche, perché le fonti antiche ci danno soltanto determinati argomenti. Certo. Abbiamo delle fonti che si concentrano sul Mediterraneo, per cui, vabbè, erano delle zone sismiche, cioè la fascia anatolica, per carità. Però Italia, tantissimi altri terremoti nell'Europa del Nord, se ci sono stati, noi non lo sapremo mai. E lo stesso. E la cosa divertente è che poi, questo spesso gli archeologi, gli archeologi di tanto tempo fa, adesso gli archeologi si sono un po' evoluti anche loro, ma dicevano che cosa trovavano una fonte, Ammiano Marcellino parlava di un terremoto, di uno tsunami che aveva colpito la Creta e le coste della Libia, e poi accanto c'è la continuazione di San Girolamo che continuava la cronaca di Eusebio di Cesarea e dice c'è terremotus universalis. Che significa terremoto universale? In realtà è un modo per indicare un termine tecnico greco che era cosmikos seismos, cioè era un terremoto di proporzioni tali da interessare il cosmos e quindi anche un interesse da parte dell'imperatore. Ora, che cosa succede? I grandi studiosi del 500, del 600 che hanno raccolto gli annali, non so, con il Baronio, il famoso Baronio, come no? Che facevano? Vedevano terremoto universale e dicevano: beh, questo è un terremoto universale. Per cui quello che faceva una storia locale di Bergamo diceva: c'è stato il terremoto anche qui. Allora, Gerolamo, c'è stato il terremoto anche qua. Naturalmente un qualsiasi sismologo ti spiegherà che le cose stavano in maniera più o meno diversa. Però è stata data una data a 365, quindi tutte le volte gli archeologi trovavano un crollo in zone vicine a eventi che si avvicinavano a questo tipo di terremoto, datavano il terremoto al 365. Quindi pensa qui, e qui siamo soltanto nel Mediterraneo, pensa in realtà dove i terremoti avvenivano con una particolare violenza, però non erano particolarmente oggetto di interesse. Non abbiamo trovato delle epigrafi che parlassero di terremoti, ma semplicemente di ricostruzioni. Per cui ci dovevamo fermare lì. Cioè, in realtà il vero problema è che tutta la documentazione sul mondo antico è particolarmente strana, perché in effetti, a differenza di voi medievisti, per non parlare dei periodi successivi, in fondo tutte le fonti
diciamo, greche, romane, ma anche, diciamo, mettiamoci, siriache, armene e via dicendo, tutto sommato possono essere raccolte in un'unica biblioteca particolarmente grande, e uno studioso che sia, che non sia troppo pigro come me, ad esempio, può anche decidere di dedicare la sua vita a studiare tutte queste fonti, quindi alla fine morirà contento in quel modo. Però detto questo, le fonti sono la punta dell'iceberg. Cioè, pensa, noi, ad esempio, Tito Livio, non ce l'abbiamo tutto. E ci sono ampi pezzi di storia della seconda metà del secondo secolo avanti Cristo, quindi le ripercussioni dell'imperialismo romano, su cui sappiamo veramente molto poco. Non parliamo del Principato. Tu pensa, se ti viene in mente quali sono i grandi imperatori della storia romana, e tu mi dirai Augusto, Traiano, Costantino, come dicevano tutti, naturalmente. Solo che su Augusto qualche cosa in più la sappiamo, perché ci sono tante fonti che sono conservate. Su Costantino è un discorso un po' diverso, ci sono tante fonti, ma alla fine, se vogliamo capire la biografia di Costantino, non la scopriremo. Ma per quanto riguarda Traiano? No, certo. Tu poi hai centinaia di iscrizioni che documentano, non parliamo dei papiri, che documentano l'età di Traiano. Ma se tu vuoi capire che cosa ha fatto Traiano, la biografia di Traiano si può forse riassumere in 5-6 pagine. Dopodiché il resto diventa interrogativo storiografico. Sì, e tutto, però puoi sapere moltissimo dell'impero romano sotto Traiano, per cui se tu fai una biografia di Traiano, sì, magari metti Traiano perché ai lettori piacciono le biografie, ma in realtà scriverai una storia, una biografia dell'impero romano sotto Traiano. Sì, c'è un altro... Che va benissimo, quindi in realtà non è la stessa storia, non sono le stesse fonti. In determinati periodi vengono fuori delle cose che prima magari non c'erano, oppure non si sono conservate. Perché prendiamo un po', parlavamo di Tito Livio, Tito Livio scrive degli annali, non li ha chiamati annales, ma l'idea era questa. Solo che di Tito Livio ci rimane poco. I libri che erano più interessanti non si sono conservati. E accanto la cosa divertente è che c'era un contemporaneo di Tito Livio, Pompeo Trogo, che aveva scritto una storia universale, che doveva essere interessantissima. Solo ce l'abbiamo nel riassunto di Giustino. Quindi è sicuramente un autore meno interessante, sì, piacevano certi aspetti aneddotici, ma di fatto lui cercava di epitomare qualche cosa che in realtà stava in tantissimi rotoli di papiro. E come tutte le grandi opere non si sono conservate. La stessa ragione che non si è conservato Livio. Certo. No, questo problema delle fonti mi pone... ci scrivono dei commenti. Sì, è quello che stavo guardando, c'è chi dice sono necessarie più ore di storia e geografia a scuola, soprattutto nella scuola di primo grado. Qualcuno che forse sarà un tuo amico, Andrea Tigrino, che sì. I dati sulla peste di Atene sono incoraggianti, l'ha detto anche Gallera. Questo. che insomma prendono un po' in giro la situazione anche attuale, e domande specifiche non ce ne sono, però quest'idea che ci siano più di storia a scuola è un problema vecchio, però se io devo per esempio guardare il manuale di mia figlia di storia romana che arriva al tardo antico fino, perché ormai viene tutto nel sistema italiano diventa un tutto omogeneo che arriva fino a Carlo Magno, fino quasi all'anno 1000. E quindi praticamente
il tardo antico viene concepito come qualcosa che va dal 300 fino all'850, insomma, fino ai figli di Carlo Magno. Quello che mi colpisce è la forma della narrazione, che è ancora più povera di quella che io ricordo nei miei sussidiari. Beh, vabbè, ma sono comunque la scuola del primo biennio, quindi non possiamo neppure pretendere troppo. Cioè, ci sono dei ragazzi a cui bisogna dare delle nozioni storiche, e già qualcosa se riusciamo a dargli una griglia cronologica. E dato che i manuali poi permettono le cartine, perché i manuali scolastici vendono e quindi si può abbondare, a differenza dei manuali. Prendo un libro normale. Di fatto, se l'insegnante è sensibile a questi aspetti, secondo me i manuali che circolano in Italia sono ancora, certo, non sono più come quelli di una volta, ma insomma non possiamo sempre E in fare. Francia, giusto, invece, com'è la situazione? Non è così rosea, perché di fatto, perché è molto semplice. In Francia il manuale si legge per impararlo. Per impararlo molto bene. Mentre invece il manuale italiano c'è sempre la tradizione che bisogna farlo di un certo numero di pagine, magari non troppo pesante perché c'è la questione del peso, ma al tempo stesso ci sono tanti materiali e poi l'insegnante può scegliere quali materiali utilizzare, quali capitoli far studiare, e poi naturalmente ci sono tutti i materiali online. E per il resto, insomma, ma non voglio parlare perché ho anche degli amici pedagogisti che poi non comprano il libro. Non bisogna crearsi nemici Comunque, in questo momento non bisogna crearsi nemici. per competenze potrebbero venire fuori delle brutte cose. No, no, questi sono temi sui quali non mi piace mai soffermarmi. Un'ultima cosa, giusto? Due domande. La prima, SPQR. Che cosa sono pazzi questi romani? Marcello Marchesi e continua, che è il traduttore dei primi albi di Asterix. Fantastici, quelli sono gli albi fantastici. Signore di mezza età, insomma. E poi c'era Giuseppe Gioacchino Belli, che aveva un pretaccio cattivo, insomma, diciamo manesco, che gli aveva spiegato: solo preti qui regnano. E poi naturalmente c'è la famosa espressione Senatus Populusque Romanus, che di fatto in realtà sì, nell'età di Cicerone si cominciava a utilizzarlo, ma non era una sigla ufficiale. A partire da Augusto si comincia a dare molta importanza su questi aspetti, non a caso perché il Senato e il popolo non è che sotto Augusto avessero effettivamente la stessa capacità decisionali che avevano prima. Certo, non godessero più della. Certo. E invece, in tutto il tuo libro, giusto, c'è una figura che praticamente compare, scompare, una sorta di fantasma che è Giancarlo. Ah, Puoi spiegare chi è questo Giancarlo? vabbè, ma il problema è che Giancarlo non c'entra con la storia romana, in realtà, è un mio ricordo universitario. E se puoi mostrare la vignetta che Sì, riguarda Giancarlo, certo. che è fatta dal mio amico Daniele Caluri, che è un grande autore, Eccola, non so se si vede, cercherò di. e così via. Ecco, vabbè, Non ora in so se la realtà, vedete. sì, mettilo più lontano, forse, ecco sì. Forse più lontana. Ecco, sì, ecco, allora, Giancarlo è questo, si vede un po' grosso, con le scarpe grosse e cervello grosso, che è, diciamo, una sorta di iconografia del pisano di campagna, come lo vedono i livornesi, senza offesa per i pisani di campagna e non. E in realtà, vabbè, questo è il Caluri, che naturalmente che ha una sua idea identitaria della negatività pisana. Il Giancarlo Reale, che chissà come si chiama, e io spero che un giorno venga fuori, era uno studente che era visibilmente di altra facoltà. All'epoca andava molto per la maggiore ingegneria, quando ero studente io. E stava lì e ci trovavamo nello stesso locale, che era il pianterreno
di dove si trovavano i vari istituti, aspettavo degli amici per andare a mensa insieme, loro aspettavano forse, non credo, probabilmente delle sorelle, delle fidanzate e così via. E questo che io chiamo Giancarlo, a un certo punto comincia, per passare il tempo, a guardare i programmi degli esami, dei corsi, e all'epoca, ora già si mette in dubbio l'utilità della storia romana come disciplina scientifica, cioè, ci sono ancora molti colleghi che la insegnano, però cominciano ad avere un po' paura, insomma, che non ci siano più le cose una volta, e del resto ci sono molte meno cattedre universitarie di quanto non ci fossero un tempo. Sì. E allora questo qui comincia a guardare e vede che ci sono tanti insegnamenti, quindi storia greca, storia romana, e poi ci sono anche gli orientalisti, e c'è un insegnamento di ittitologia. Allora questo qui comincia a bufonchiare, comincia, a un certo punto sbotte, fa, e poi via, io senza gli ittiti ci vivo bene. Ora uno dice, che cosa c'entra con la storia romana e perché ci ho messo Giancarlo? Perché il rischio è che tutto sommato la storia romana diventi the new ittitologia. Certo. Se all'epoca c'era qualcuno che poteva dirsi, e non era solo Giancarlo, ci saranno stati sicuramente i suoi professori di ingegneria che pensavano la stessa cosa, quindi delle persone colte che hanno studiato, che si sono laureati, hanno ottenuto una cattedra, e che pensavano, magari senza dirlo troppo, la stessa cosa. In fondo a che serve? Ecco, e questo è il problema. E negli ultimi tempi in Italia si è assistito a una proliferazione di libri a che cosa servono i greci e i romani, perché dobbiamo studiare i classici, perché dobbiamo studiare la lingua greca, il liceo classico, bisogna salvarlo, non bisogna salvarlo, ecco, tutte queste cose qui. E nessuno aveva chiamato in causa gli storici antichi. Gli storici antichi non hanno nemmeno reagito un po' a questi aspetti. E devo capire ancora perché. Per cui io ho pensato a Giancarlo, ho detto, no, in realtà forse sullo scaffale delle varie modeste proposte per studiare la situazione, il classico, il non classico, i greci e i romani, forse una cosa sulla storia speciale che è la storia romana, forse ci andava ancora. D'altra parte, insomma, il libro è abbastanza sottile, quindi nello scaffale ci sta ancora. Qualcuno tirerà fuori la vecchia battuta, naturalmente, del tavolo con la gamba zoppicante, a parlarne. Comunque, allora, giusto, grazie, penso che dovremmo chiudere. Ti ringrazio, ringraziamo soprattutto le persone che hanno seguito, ringraziamo Giancarlo che ci ha dato l'opportunità di creare e costruire questo libro, Daniele Caluri, ma anche gli amici della Disney Italia e Giorgio Sammacal, che mi ha omaggiato di una bellissima figura con Cattivic e Giulio Cesare. Cattivic è bellissima, questa vignetta è bellissima. Sono belle anche le immagini, sono all'interno del libro, riferimenti da Petrolini appunto a Cattivic, alle cose più strane, relative anche a quelle che sono queste moderne sceneggiate relative a Roma, che sono evocativi, suggestivi. Ma oltre ai sceneggiati, anche il famoso film di Menare, Il Primo Re, quello parlato. Quello sì, certo. Dialoghi in aspetto arcaico, sì. Che cosa ne pensi in due battute del film? È che è un film di Menare, è bellissimo proprio per questo. Allora, grazie a tutti e a prestissimo. Grazie soprattutto a Giusto Train, e leggete questo libro che ne vale veramente la pena. Grazie a te. Un saluto e a presto. A presto.